Buonasera a voi tutti, bentornati alla Tu per Tu e bentornato a Gianni Brugnoli, presidente dell'Unione Industriale. Buonasera, grazie. Dunque, proprio oggi è stato presentato, poche ore fa, a Varese un libro, che il presidente giustamente ha davanti a sé, è fresco di stampa perché è disponibile da poche ore. Si chiama Varese Benessere, edito da Pietro Macchione, insomma, l'editore Varesino per eccellenza. Eh, è un libro fortemente voluto da Univa che sviluppa una vocazione all'accoglienza e alla ricettività anche in chiave storica, ce lo vuole presentare un po' meglio. Certo, è un, è un piacere essere qui eh, da lei sul discorso della presentazione di dell'ultimo volume della nostra collana dedicata alle imprese varesine. Eh, Varese benessere perché eh, Varese è una, considerato il giardino, la città da giardino. E quindi eh, abbiamo voluto far vedere, oltre che le bellezze eh, naturali che ha il nostro territorio, quanta cultura imprenditoriale anche su questo settore c'è sempre stata. Infatti, sin dal primi Novecento, si era sviluppata quella cultura eh, turistica e di accoglienza proprio della media borghesia milanese che, uscendo dalla città eh, di Milano, trovava nella città giardino di Varese e quindi nelle prealpi il luogo ideale per andare a rilassarsi. E infatti ci sono de delle bellezze oggettivamente molto importanti che sono dei capisaldi della nostra cultura eh, di del turismo eh, varesino che da qui ha sviluppato un filone ancora molto presente e in prospettiva vitale proprio che fa vedere quanto Varese sia presente anche su questo tipo di mercato. Ecco. Parlare di turismo, diciamo così, eh, anche se in questo caso più dal punto di vista storico e della ricostruzione, però parlare di turismo in questi mesi è particolarmente significativo perché tra poco arriva Expo. E quindi par parlare della vocazione alla bellezza, della vocazione alla ricettività, come ha detto lei anche al, al ritorno del perché Varese si chiami Giardino, che non è una cosa da poco, eh, va interpretato anche in chiave Expo. Secondo lei, glielo chiedo francamente, Varese è pronta Expo? Io credo che si siano fatti dei passi in avanti molto importanti perché eh, credo che il settore alberghiero, nel suo complesso, abbia voluto dare una nuova veste al tipo di accoglienza e di recettività nei confronti dei turisti che verranno a, a visitare la nostra città durante il periodo di Expo. Perché eh, sostanzialmente si è capito. Che non è più una permanenza di lungo periodo come poteva essere nel secolo scorso, ma sono più dei piccoli o dei brevi periodi da gustare all'interno della nostra città. È evidente che ci sono alcuni nodi irrisolti, primo fra tutti la viabilità, perché è una città dove l'autostrada finisce con un semaforo e quando i visitatori vedono questa anomalia non si spiegano il perché. Però. Si è fatto tanto perché abbiamo eh, il lago di Varese dove eh, sul sedime proprio del lato si è costruito un certo numero di attività tale per cui il turista che fa la passeggiata, il turista che fa eh, la biciclettata può godere delle bellezze naturalistiche che ringraziando il cielo abbiamo e si è riusciti ad esaltare questo genere di paesaggi proprio con delle infrastrutture dedicate. La città si presenta bene. Io credo che abbia fatto un buon salto eh, di qualità anche come ricezione, eh, di eh, accoglienza a livello di eh, culinaria, perché mh, abbiamo dei buoni prodotti, abbiamo anche il settore agroalimentare ben presente sul nostro territorio, fatte anche di piccole aziende, ma con dei prodotti eccezionali. E quindi credo che il giusto connubio tra eh, momenti ludici eh, culinari. Distrazioni eh, paesaggistiche e una buona accoglienza degli alberghi credo che possa essere un'ottima occasione di rilancio del nostro territorio. Ecco, certo, che su tutte queste riflessioni, che sono piacevolmente ottimistiche, grava la spada di Damocle di Malpensa che resta un nodo irrisolto. Volevo una voce da parte sua, seppur spesso si è già pronunciato sul tema, anche perché di recente il Consiglio regionale è tornato a parlarne segnalando anche lo scarso collegamento tra l'aeroporto e l'Area Expo, tanto per fare, per fare un esempio. Um, lei ha l'impressione che Malpensa, lo ricordiamo, la porta dalla quale entreranno milioni di visitatori di Expo, sia una battaglia che il nostro territorio può ancora vincere o sia una battaglia che ha... Imboccato al Viale del Tramonto, allora, le posso rispondere in due maniere. Realisticamente, vedendo i dati che si propongono, credo che eh, il destino sia segnato, ma per una logica politica e non una logica industriale. Da Varesino e da utilizzatori di Malpensa, dico che sarebbe un'eresia buttare via un'infrastruttura così importante e funzionale con due piste, potenzialmente anche con la possibilità di fare la terza, all'interno di un bacino territoriale che quindi non comprende solo la provincia di Varese, ma pensiamo all'Alto Milanese, alla provincia di Novara e alla provincia di Como. Se facciamo il totale del PIL prodotto all'interno di queste province credo che buttare via un asset del genere sarebbe un'eresia, anche perché in altri paesi dove ci sono queste infrastrutture le potenziano piuttosto che penalizzarle. Il tema è ormai Malpensa è raggiungibile diciamo abbastanza eh, facilmente. Dalla Milano-Torino c'è la Bretella, la Milano Varese sappiamo come si raggiunge. C'è il Malpensa Express, c'è il discorso della nuova apertura della, del primo tratto di pedemontana che arriva dalla Como, quindi diciamo che con un notevole ritardo, ma l'infrastruttura in questo momento è servita in maniera adeguata. Però bisogna far arrivare i passeggeri, perché la sola infrastruttura. Va bene, abbiamo le autostrade, le abbiamo fatte con grave ritardo, ma se non ci sono i passeggeri da portare dall'aeroporto alle, eh, alle altre località è un po' difficile. Ora si parla del grande hub internazionale per quanto riguarda le merci. Bene, per l'amor di Dio, non buttiamo via anche questo, però un conto è far portare gli aerei con i passeggeri che consumano e portano ricchezza. E un conto è trasportare pallette di merci, necessarie per la nostra economia, ma credo che quello che si lascia sul territorio sia molto, molto inferiore rispetto alle nostre aspettative e soprattutto rispetto alle potenzialità di Malpensa. Perché ricordiamoci che prima del de faceva circa 25 milioni di passeggeri. Adesso ne facciamo circa 17 milioni e mezzo barra 18 con una diaspora di Alitalia e di altre compagnie. Vuol dire che l'industria aeroportuale di Malpensa è sana, perché se no i servizi, se fossero stati inadeguati, le altre compagnie scomparivano. E invece, nonostante tutti questi scossoni, reggiamo il colpo, manteniamo un'infrastruttura adeguata e mi permetto di dire, con le innovazioni, e i nuovi terminal che hanno eh, costruito è veramente un bel aeroporto bisogna far arrivare la gente e anche qui dico l'occasione di Expo è un'occasione un da cui il nostro territorio ma non dico Varese il nostro territorio allargato non può permettersi di perdere perché è un'infrastruttura con due piste con la possibilità di far arrivare i più importanti eh, aeromobili in circolazione parliamo del Uh, l'Airbus 380, quindi è l'unica uh, infrastruttura con la doppio, il doppio finger per, uh, per questo genere di aeromobile. Io credo che buttare via questa occasione sarebbe uh, scellerato. Eh, di, eh, noi non possiamo che essere d'accordo con lei, però a questo punto le chiedo, siccome in questo territorio si fa, in questo territorio intendo la Lombardia, potremmo anche dire Nord Italia in generale, si fa molta fatica a fare massa critica, a fare lobby, ecco, in termini positivi, mentre altre parti d'Italia ci rispondono molto meglio. Abbiamo visto la politica dividersi tra l'inata e malpensa, abbiamo visto tante, tanti gruppi di pressione dividersi tra l'inata, e fiumicino e malpensa. Ecco, Unione Industriale, che rappresenta Confindustria, può dire di parlare con una voce unica, cioè voi siete... Tutti come sistema confindustriale convinto di questa stessa posizione che lei da Varesino ha, o c'è anche chi dice: ma no, perché sennò no poi ci rimette l'inate e molti di noi sono milanesi, oppure ci rimette un altro tipo di disegno nazionale e allora bisogna più dare retta dall'Italia alle sue. cioè, io sto cercando disperatamente una realtà di categoria o di altro che possa parlare con una voce unica su scala nazionale. Io credo che anche il presidente Squinzi si era manifestato con parole di apprezzamento nei confronti dell'aeroporto di Malpensa. È evidente che però se la politica decide di eh, penalizzare Malpensa per esaltare eh, l'inate anche durante il periodo di Expo, noi possiamo fare la voce grossa, ma se dopo la politica decide che va penalizzata Malpensa, purtroppo gioco forza noi non possiamo legiferare. Noi manifestiamo il nostro disappunto quando veniamo penalizzata un'infrastruttura del genere, che ripeto, con grande ritardo adesso è eh, oggettivamente servita in maniera adeguata. Per ricordiamoci che quando si arriva a Londra o in altre città non è che ci si metta meno tempo rispetto che arrivare da Malpensa a Milano. Forse in maniera più, eh, con più mezzi di trasporto, però ci si impiega gli stessi minuti che ci si impiega da Malpensa a Milano o alle altre città. Brutto è vedere invece che, nonostante un piano, un piano nazionale del sistema aeroportuale, vediamo sempre che sull'asse pedemontano gli aeroporti rimangono tali, non ci sono grandi modifiche sugli assetti perché, se lei parte dal Piemonte, c'è cioè, eh, Torino malpensa, Linate, Orial al Serio, Brescia, Verona, Venezia e Treviso. Allora, se ogni 35 km c'è un aeroporto, allora bisogna capire quali li facciamo eh, rimanere a galla, cosa gli facciamo fare e con che impatto sui eh, livelli occupazionali, perché dopo è vero, è bello avere l'aeroporto sotto casa, ma se si fa due voli al giorno, evidentemente Mm, non si va da nessuna tradotto parte tradotto Linate andrebbe chiuso no, Linate è un city airport adeguato ma limitato con una pista mm, gli esperti dicono perché io faccio un altro mestiere che oltre i 18 voli attuali poco si può arrivare, in più mi permetto di dire che eh, la infrastruttura aeroportuale di Linate è un po' datata rispetto a quella di Malpensa, che è in continuo eh, diciamo rifacimento proprio per dare un'immagine internazionale, visto la vocazione dell'aeroporto, ai passeggeri. Quindi io credo che è giusto avere un City Airport, sapendo però le potenzialità in cui si può eh, giocare. Abbiamo un aeroporto con grande vocazione internazionale. Facciamo sviluppare questa vocazione internazionale e usare lo slot, e uso proprio questo termine, durante il periodo di Expo, sarebbe ridare eh, vitalità alla nostra infrastruttura creando ricchezza sul territorio. Grazie Presidente Gianni Brugnoli, vi ricordo ancora: Varese Benessere, edito da Macchione, un uh, tuffo nella vocazione turistica che non nasce oggi, Varese ce l'ha. Avuta sempre perché ha sempre avuto una vocazione alla bellezza. Grazie ancora a tutti voi. Grazie. Arrivederci.